Latin, questo è l'ultimo successo di Dua Lipa. 6 minuti dopo le 11 siamo pronti a cominciare questa seconda parte di Bruna Mattina di oggi. Allora, c'è un artista che adesso sentiremo al telefono, che non solo scrive delle canzoni bellissime, ma ha scritto anche un libro veramente molto molto interessante, che è uscito 8 giorni fa. Il libro si chiama Let Them Talk, ogni canzone è una storia. Diamo il benvenuto al nostro gradito ospite, che è Cesare Cremonini. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno cari. Ciao, un libro molto sincero in cui davvero ti metti a nudo, me lo sono letto ieri in un paio d'ore. Ci sei tu bambino, il grande amore, tuo padre, la musica che diventa ossessione, no? Gli amici che tradiscono, anche quelli che tradiscono, gli avidi, sì. I nani. Diciamo che si potrebbe dire che sia una vita normale e difficile, meravigliosa come tutte le vite normali, dietro a delle canzoni che poi hanno molta più luce, no? Raccontano, sono più straordinarie, l'attenzione viene data a tutte le canzoni, ma quando le canzoni possono parlare, come ho cercato di fare in questo libro, viene fuori la vita che c'è dietro, diciamo. Cesare, perdonami, tanto normale però no, perché insomma tu avevi qualcosa in più, io non mi ritrovo tanto, se penso alla mia infanzia. Cioè, tu dici di essere stato un bimbo introverso al punto da piangere spesso, però al tempo stesso con questa dote, questo senso dello spettacolo, per cui ogni sera in camera dei tuoi andava in scena uno spettacolo. Ecco, io queste cose non me ne sono nemmeno sognate. Non le facevi? Non andavi? Non esattamente, ero abbastanza introverso anch'io da piccolino, però non mi veniva di fare quella roba lì. No, però io sono sicuro che siccome hai fatto questo meraviglioso lavoro, che è lo speaker radiofonico, il DJ e tutto quello che hai fatto nella vita, io penso che tu qualcosa di particolare da piccolo che ti ha fatto scattare quella molla l'hai avuta. Secondo me tante persone hanno detto l'arte, la voglia di esprimersi, e solamente magari non hanno l'occasione o la possibilità. Ecco, secondo me credo che sia il modo in cui viviamo che appiattisce molto quello che siamo, ma in realtà di grandi artisti, di grandi personalità o di che rimangono nascoste, secondo me ce ne sono tantissime. Tu scrivi che ciascuno di noi ha un talento, ecco, devo dire che tu ne hai tanti, perché diciamolo, insomma, scrittore sei anche scrittore, poeta sei anche poeta, al di là di tutto quello che conosciamo già, perché non è un libro perché vero. Quando sento la parola scrittore legata a me, penso sempre a Wikipedia, no? Che ogni volta che uno fa qualcosa su Wikipedia, la pagina viene aggiornata, no? Quindi, sì. Fai una serata in cui metti i dischi e su Wikipedia la mattina dopo c'è scritto DJ. Io non mi sento uno scrittore, però so che la scrittura è una delle cose più belle che abbiamo a disposizione, di cui abbiamo a disposizione per migliorare la nostra vita. E io alla fine, nella lotta di tutti i giorni per vivere, ho sempre cercato di migliorarla attraverso la scrittura, che fosse di una canzone, di una lettera, un messaggio o di un libro, è lei che domina le mie emozioni, ecco. Lucio Dalla nel libro è un nome che ricorre spesso, eppure tu non eri nella rete di Lucio Dalla, diciamo così. Beh, diciamo che più che rete, intendo dire nella grande rete emotiva, sì. Anche di responsabilità e di eredità che ti lascia una presenza enorme, artisticamente enorme ed ingombrante come quella di Lucio Dalla. Cosa voglio dire? Che io sono un cantante, un artista che è nato alla fine degli anni 90, quindi diciamo che è riuscito a subire l'influsso di un mondo che ha ruotato intorno a Lucio Dalla, no? Sappiamo benissimo quanti musicisti, quanti artisti, quanto bene ha fatto Lucio Dalla al mondo della musica bolognese, che poi è diventata anche grazie a lui una delle scene più importanti a livello nazionale. Io sono venuto dopo, ero come il nipote che prendeva le qualità o comunque riusciva ad assorbire le qualità dei propri genitori, dei propri parenti più stretti, ma non si è lasciato, diciamo, imbavagliare dentro a quell'universo, no? Sono riuscito ad avere la mia strada, il mio linguaggio, perché venivo sono stato il primo artista bolognese della nuova generazione, è vero, diciamo, no? È vero, è come quando i genitori, il primo genito gli danno tanto affetto e un pochino per troppo amore lo soffocano, no? Poi il secondo un po' meglio, anche io ero il terzo, il quarto, no? Ero già più libero di scorazzare da solo. Senti Cesare, una cosa, se questo libro avesse come sottotitolo qualcosa tipo The Dark Side of Cesare Cremonini, io non so se lo troveresti azzeccato
esagerato, esagerato, cioè, perché viene fuori da questo tuo racconto, no? Del tuo essere, della tua persona, della tua personalità, della tua vita, viene fuori il peso, che a un certo punto è diventato davvero importante, di dover dimostrare qualcosa al di là del successo pazzesco della tua prima esperienza musicale, no? Il successo con il Luna Pop, 50 Special, eccetera. Da lì in avanti il fatto di dover dimostrare comunque di essere uno capace di fare delle cose belle, non solo quella, ma anche altro. Beh, io ho sempre detto che la mia storia mi ha permesso, nella sua particolarità, cioè iniziare così giovane con un successo così grande come Squares, che è diventato da poco è l'ottavo album più venduto della storia della musica italiana. Tu pensa che storia incredibile per un disco scritto da un ragazzino di 16-17 anni, no? Io quell'album l'ho scritto sui banchi di scuola praticamente. Incredibile. E pensa che stravolgimento della vita, e poi anche pensa che roulette russa, quella di trovarsi a 20 anni di nuovo da solo a ricominciare un'avventura nel mondo del cantautorato, che per me è immediatamente è arrivato come un Everest da scalare. E io mi sono messo a scalarlo, quell'Everest. Perché non potevo fallire, non volevo fallire, non volevo perdere il sogno della mia vita, l'avevo persino vissuto, visto, avevo vinto di fronte anche allo scetticismo ovviamente della mia famiglia, certo. Mi stava di fianco, quello che capita a pochissimi, una fortuna, una grande rarità, non potevo smarrirlo. Tu pensa, ossessionato dalla musica in una famiglia abbastanza indifferente alla musica, anche questa è una particolarità veramente sorprendente. Bellissimo, no? Anche il racconto del tuo papà e del legame, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, che il racconto del ristorante, bellissimo. Due anni fa ho vissuto un periodo molto particolare in cui qua il mio padre era ricoverato qua al Sant'Orsola di Bologna e stava molto male. Io stavo facendo un disco che era importantissimo, era Possibili Scenari. Che è il disco che poi mi ha portato negli stadi, quindi diciamo che era la punta dell'Everest, no? C'ero quasi arrivato, no? Ero lì, e quindi ho vissuto un paio di anni molto, molto complessi, molto, molto, molto duri. La musica è sempre stato un binario per me, un binario che mi ha impedito anche di farmi del male o di sbagliare. A un certo punto però ero talmente tanto ossessionato da qualcosa che era un obiettivo che andava forse al di là anche di una carriera, ho iniziato a ragionare come se sorreggesse quasi la vita, no? Quello che mi capitava nella musica, a quel punto forse sono passato oltre, ecco, ho superato il confine, no? Allora ho iniziato ad annullare quasi tutto tranne che la creatività e la scrittura delle canzoni. Nel libro ne parlo, certo. da questa esperienza che io trovo sia sbagliata, ma non ho rancori verso me stesso, cioè sono nate delle canzoni che per me racchiudono quei segreti, che sono Nessuno Vuole Essere Robin, Poetica, canzoni che anche se racchiudono quel tipo di esperienza molto faticosa e molto difficile, alla fine resteranno per sempre e generosamente mi daranno indietro quello che in quell'istante io ho dato alla musica. Non è piaggeria, Cesare, ma tu hai fatto delle canzoni che sono meravigliose. Io non so se davvero te ne rendi conto, ma la realtà poi è questa, non è perché sei qua e te lo diciamo. Devo dirti di no. No, ma tanto non ci crediamo. Quindi... No. Senti, ma tu te la ricordi la faccia di tua madre quando adolescente hai portato a casa il primo segno, che era bello corposo, perché se non sbaglio un 60 milioni circa... Ah, lo racconta che... bene. Eh? No, allora, te la ricordi la faccia di tua madre, di tuo padre? Non me la dimenticherò mai, anche perché... cioè, mi guardò come stai quando... Cioè, sembrava che gli avessi dato una notizia terribile. Ma davvero, tu? Hanno aperto la busta, sì. No, insieme. No, perché la cosa straordinaria di quel momento è che è lì iniziata una nuova epoca per il rapporto con i miei genitori. Cioè, io quella sera tornai a casa da... Credo che ero andato ad allenarmi al Bologna. Io giocavo nella Fortitudo Calcio, no? Sì. La squadra... nella sessione calcio della Fortitudo. Credo che stessi tornando da un allenamento, forse da una ripetizione di latino, di italiano, di qualcosa del genere. Sono tornato e ho visto nella buchetta delle poste una busta per me. Calcola che io avevo 19 anni. Sì. Circa. Eri il biondino dei Luna Pop, ti chiamavano così. Però che non ero abituato, ecco, a ricevere posta o comunicazioni ufficiali troppo importanti. Finalmente c'era una busta per me, la portai su in casa, aspettai di finire che i miei genitori cenassero e poi dissi: ragazzi, è arrivato qualcosa per me. E i miei genitori, un po' così con nonchalance, dicono: ma va, veramente, che cos'è?
io aprii questa busta e c'era, diciamo, il primo assegno del lavoro che avevo fatto con i Luna Pop. 50 Specie era già stato il successo dell'estate. Mm-hmm. Il disco era in uscita e aprimo questa busta insieme e c'era un assegno per me. Io calcolo che fino a quell'istante la situazione era stata le 40-50 mila lire a settimana, ecco, no? Che era sì. La famosa paghetta. La paghetta. E da lì il salto di qualità. La birra. Il salto di qualità. Beh, sì, da 50 mila lire a 60 mila. La cosa che cambia quando tu diventi autonomo economicamente a quell'età è che i tuoi genitori capiscono che non possono più dirti esatto. Stai con noi. Non possono più dirti finché paghiamo noi, esatto. Finché paghiamo noi, esatto. Tu fai tutto quello che diciamo. E però se Cesare è sparito per 2 anni dalla famiglia a quel punto, giusto così per sì, togliersi. Sì, sono sparito, però sono sparito perché poi i Luna Pop andarono in tournée. Partimmo per la tournée, una tournée enorme, gigantesca, quindi cambiò la mia vita in una rapidità impressionante. Però era anche una rampa di lancio, anche forse per cambiare la mia vita privata, cioè nel senso io sono fuggito un pochino, ecco. Sì. E poi sei tornato. Io parlerei con te un'ora e mezza, no, però ma perché ci sono tante cose da raccontare. Ma sono nel libro, Sono nel intanto libro. Ci sono nel libro che vi invitiamo naturalmente ad acquistare per scoprire più nel dettaglio quanto anche già di Erika e del perché Let Them Talk, ma sì, quante sì, cose sì. Che ci sarebbero da raccontarci. Facciamo grazie. Che ci risentiamo. Ho parlato già troppo, vero? No, è che poi lo sai com'è la storia in radio, no? Più di tanto non ci si può. Allora, facciamo che ci ritroviamo, non facciamo che poi non ci chiamiamo più, hai ecco, capito? Come esatto. Si dice ecco, alla fine della... come quegli amici che si sentono solo a Natale. Esatto. No, non facciamo così. Facciamo che ci risentiamo presto. Grazie bene, a Cesare Cremonini. Forte, grazie di cuore. Bene. Bellissimo il libro, lo consigliamo Let davvero. Them Talk è in ogni inglese, però è una storia, sì. Lasciali parlare, letteralmente. Ce lo riascoltiamo con Mondo insieme a Jovanotti. Anche di questa canzone si parla nel libro. Radio Bruno.